Il 18 febbraio si celebra la giornata dedicata all'Asperger. Perché chi vive questa condizione è spesso vittima di bullismo? Ci sono delle caratteristiche, diciamo, passive e alcune, dice, proattive, che possono portare al bullismo. Quelle, diciamo, di tipo passivo, per esempio, alcune, diciamo, l'avere una, essere fisicamente più deboli, cioè avere delle difficoltà, diciamo, di... a livello assertivo, insomma, non riuscire a imporsi, comunque a comunicare come fanno gli altri, oppure la timidezza, il fatto di essere molto introversi e di avere, non avere un gruppo sociale, li porta all'isolamento. L'isolamento chiaramente è una delle premesse, quindi a livello, diciamo, passivo, che ti inducono a ricevere, a subire delle aggressioni di questo tipo. Non riuscire negli sport, no? Alcuni, non tutti, alcuni hanno difficoltà nella coordinazione motoria, quella che viene chiamata displassia, e quindi spesso vengono presi in giro perché hanno difficoltà nei movimenti. E poi di fondo c'è la difficoltà nella comprensione della mente degli altri, quella che viene chiamata la teoria della mente, l'empatia cognitiva, cioè non, molto spesso le persone Asperger non sanno distinguere le intenzioni degli altri, quindi non capiscono quando uno sta scherzando, a volte alcuni, o quando dice sul serio, quindi possono a volte, in modo invece proattivo, e quindi passo all'altra, diciamo, categoria, di in qualche modo provocarsi, senza volerlo e senza rendersene conto, questo tipo di comportamento da parte degli altri. A fronte di capacità, non so, in qualche campo, diciamo, del sapere e tutto, non hanno questa intelligenza sociale, la comprensione delle intenzioni degli altri, non riescono a capire i contesti, non riescono a capire quello che gli sta succedendo intorno. Nell'adolescenza si parla di bullismo. Tutto questo, se lo trasaliamo nell'età adulta, nel mondo del lavoro, in che cosa potrebbe trasformarsi? Nell'età adulta molto spesso abbiamo quello che viene chiamato il mobbing, ed è frequente anche qui, che io ne ho anche qui tantissimi casi di persone adulte che hanno avuto difficoltà o con i colleghi o con i capi, difficoltà a riconoscere l'autorità e quindi a avere quel comportamento che socialmente sappiamo essere appropriato in certi contesti, di, diciamo, rispetto, riconoscimento dell'autorevolezza di una persona.